È stato abbastanza pesante, diciamo, all'inizio non si capiva cosa è successo, però poi una volta con il passaggio dei vari mezzi, polizia, pompieri, elicotteri, si è capito che qualcosa di grave è successo. È abbastanza brutto da vivere una situazione del genere. È abbastanza tosta, vedere andare avanti e indietro gli elicotteri non è stato molto bello. Secondo lei è una cosa che era prevedibile? No, non era prevedibile. Purtroppo no, in montagna succedono queste cose. Da un lato il cordoglio e l'apprensione, dall'altro gli interrogativi su una tragedia ancora difficile da definire. Resta un clima pesante a Canazei anche nel giorno del lutto. Su tutte una domanda: la strage della Marmolada era in qualche modo prevedibile? Si poteva evitare aspettare qualche giorno quando la temperatura era un po' meno elevata? Non so. La gente era un po'. Non sapevo che cosa dire, ci meravigliava che delle guide esperte fossero andate su. Ecco, tutte le meraviglie erano quelle lì, perché dice gente che sa, poteva evitare. Poi le fatalità, sa com'è. Il dopo, tutti sanno dirlo quanto è capitato. Quando si va in montagna ovviamente si sa dei rischi che possono essere, nessuno poteva prevedere il crollo di un ghiacciaio simile. Una settimana difficile per l'intera montagna, anche per il versante bellunese della Marmolada. Sinceramente, mi sono chiesto in questi giorni cosa si può fare. E io penso che la cosa che possiamo fare è garantire un maggior numero di informazioni possibili a chi viene in montagna, in modo da poi dare tutte quelle che sono le coordinate per cercare di arrivare nei luoghi di montagna in maniera il più sicura possibile. Chiaro che poi la responsabilità spetta alle persone, perché poi sono loro che devono decidere cosa vogliono fare.